io cerco di essere rapidissima. Vorrei intanto ringraziare. Io e Stefania abbiamo fatto molte esperienze di lettere ai candidati, con l'idea che i candidati fossero soldi. Lo dico. E anche, però, diciamo, con un impianto rivendicativo. Quello che mi ha colpito oggi, dall'inizio, lo vorrei dire, è la consapevolezza che abbiamo sentito in tutti gli interventi, nutrita anche da quel tanto di indignazione, rabbia, diciamo, che fa uscire dalla rivendicazione e fa comprendere che, che quella partita che si gioca qua è la partita, diciamo, di una nuova umanità, mettiamo questo termine, di un nuovo umanesimo, diceva Citto, di un nuovo umanesimo. A me questo ha colpito molto, perché qui non si discute più della legge del teatro, del, insomma, ma o delle, che so, delle cose fiscali sul cinema, adesso dico per dire le tante cose che abbiamo fatto, detto, giuste, importanti, rilevanti, ma si pone un problema generale. E qui ci può essere la novità, nel senso che c'è una novità in chi chiede, e io penso, lo diceva adesso Antonia Sani, che ci sia una novità in chi è destinatario di questa lettera. Nel senso che io ho assistito ieri al dibattito tra i 5 candidati alla presidenza della Commissione Europea, che naturalmente la televisione italiana tende a ignorare, che giustamente. E questo dibattito fa emergere che comincia un altro punto di vista sull'Europa, cioè che si può rompere il pensiero unico. Allora, io credo che abbia molto ragione Corridori, che ha detto una cosa importante, a parte che è l'esempio proprio di quello che dicevo prima, cioè il suo intervento è tutto meno che difendete il mio posto di lavoro a Cinecittà, no? Gli uomini e le donne di cultura hanno una responsabilità, come abbiamo una responsabilità noi, di che ci siamo impegnati in questa nuova cultura della sinistra. E la responsabilità, ora ci sarà una ragione, per cui dico solo due cose su questo. Negli ultimi, diciamo, 5 anni, negli anni della crisi, il comparto scuola, università, cultura ha pagato per circa 12 miliardi di tagli di spesa pubblica. E ci sarà una ragione per cui la cultura, la ricerca, la formazione, si è imposto un sistema di valutazione che monetizza la formazione, io uso questo termine. La questione dei quiz e delle crocette indica che noi vogliamo una formazione valutabile e standardizzabile, sociologicamente standardizzabile. Risultato, si studia per i test invalsi, o, mi dice mio figlio, che fa circa di fare ricercatore universitario in Inghilterra, si ricerca su quei settori che vanno per la maggiore, che saranno più citati e che hanno più possibilità di andare sulle riviste, che poi verranno valutate dall'Ambur, per cui poi eccetera eccetera eccetera. Risultato: ricerca fondamentale, formazione generale, umanesimo, vengono quartati. Risultato: però continua la recessione, perché il bello è che manco funziona, e manco funziona neanche dal punto di vista dell'economia. Questa questione mi pare che sia ormai cruciale, e negli interventi di oggi io ho sentito che, diciamo, tutti quelli che hanno pagato in questi anni, perché hanno pagato in termini di, si diceva, proletarizzazione, io dico di impoverimento, perché insegnanti, lavoratori dello spettacolo, lavoratori della cultura, non parliamo dei giovani, noi abbiamo 20.000 precari all'università che rimarranno senza lavoro a 35, 37 anni, un dramma, una tragedia, l'Italia migliore che viene buttata alle ortiche. Ora, io credo che su, diciamo, qui noi dobbiamo trasformare questa cosa in un'avanguardia, la dico così,
penso che questa sia la questione. E quindi penso, dico, l'unica... Però contemporaneamente io sento che dentro questa rabbia c'è una consapevolezza generale, c'è una consapevolezza politica, come c'è in quelli che occupano gli spazi, dall'Angelo Mai al Valle, a Cinecittà, come c'è in come c'è nei ricercatori universitari, come, eccetera, come c'è negli insegnanti, come c'è negli studenti che hanno rifiutato i test, che hanno rifiutato i test in bazzi, o negli insegnanti che hanno rifiutato, cioè hanno scioperato negli insegnanti, nelle in genere insegnanti che hanno rifiutato i test in bazzi. C'è una consapevolezza generale. Allora ai candidati io chiedo questo, a di essere fino in fondo recettori di questa nuova consapevolezza generale e sapere che loro sono portatori non solo di una candidatura alle elezioni e una candidatura al Parlamento europeo, ma sono portatori di una speranza che si possa cominciare un percorso diverso, tutti insieme, comunque vada. Questa rabbia qualcuno la deve trasformare in avanguardia di una politica nuova.